Uè funghetti, mi sono da Mino e ben ritrovati qua nell'an giro per Minecraft. O forse dovrei dire California. Oggi funghetti, come vedete qua su, scusate, altra mano, ci sono tre mappe di Fall Guys, perché è un gioco molto bello. La prima stagione mi è piaciuta, la seconda no, spero nella terza di tornarci a giocare ovviamente in live sul sito Viola. Però sta di fatto che oggi andiamo a vedere cosa troviamo in giro per Minecraft di Fall Guys. Basta, andiamo, mi raccomando ragazzi, vi ricordo da 1 a 10 dovete dare il voto a queste mappe e le potete trovare sul mio Discord che trovate sotto in descrizione. C'è una cosa, c'è scritto sul mio Discord, capito? No? Ok, andiamo. Iniziamo con l'ultima. Voglio provare, è un percorso? Primo percorso, c'è la Soul Sand che ti fa andare piano. Va bene, ok. Però noi continuiamo ad andare, vediamo un po' cosa c'è qui. Ci sono... Oh, io non riesco nemmeno a salire le scale. Bene, ottimo, grande Giacomo. Ok, passato il primo, facile. Parkour. Ok, nemmeno quel salto lo riuscivo a fare, benissimo. Dai, per ora è semplicissimo, ragazzi, eh. Qui cos'è? Cos'è qua? Cosa... Wow, fantastico! No, mi piace un casino! Pensavo allora lì fossero dei pistoni tipo messi a tempo, invece credo ci siano dei command block. Questa ragazzi non è nemmeno di Fall Guys, perché questo percorso l'ha proprio inventato il creatore della mappa. Cioè ha detto voglio fare un percorso alla Fall Guys, è come fare una mappa normale a questo punto. Quindi vuol dire che io ora qua devo trovare quello giusto, vediamo un po'. Attenzione qua, no, e qui i blocchi li vedo. Qui i blocchi li vedo. Qui. Boom. Oh, oh, cos'è? Wow, oh, wow, Ganzo! Ragazzi, carina questa cosa. Finish. Ho vinto. Grazie mille, creatore della mappa. Io continuo a salire, ragazzi. Ho provato a levarmi questo effetto di levitazione, ma non me lo fa fare, quindi... Noi saliamo, se volete, ripeto, provarla la mappa è nel mio Discord, nel casella mappe Minecraft, mi raccomando passateci. Quanto diamo? Non è nemmeno di Fall Guys la mappa, è una mappa che si ispira a Fall Guys, quindi è fatta anche abbastanza bene, non me l'aspettavo, perché si muove, cioè c'è un percorso da fare e ci sono dei blocchi che si muovono e ti danno noia. E poi c'è quell'effetto di salto doppio, mi sembra, una cosa del genere. Ma io un 7 glielo do, ragazzi, 7 glielo do. Prossima, attenzione, questa è come Fall Mountains. Vediamo un po', aspetta, cosa c'è qui? Funziona? 3, 2, ok, funziona davvero. Ok, non si sposta dall'1, bisogna un po' rifarla meglio questa mappa, cioè preferivo la prima. Cioè questa qui è stata fatta in lana, in un... Cos'è sotto? È tutto rosa? Ok, vabbè, non ci facciamo domande ragazzi, ci sono cose che si muovono laggiù. Ah, ecco, tipo... Ah, ecco, le vedi, sono queste qua. Sono queste qua che ti danno noia. Vediamo un po', ma se sto qua in mezzo, dà noia? Mettiamo un po' qui sopra, vediamo un po' cosa succede. No, mi fa solo abbassare. Ok, per il momento non vedo nulla che ti dà noia, perché anche se... Cioè, io vado qui. Questa mi sa che va su, esatto, vedete, sale. Sale ancora un po'. Ok, giù. Ho vinto. Preferivo quella di prima, ragazzi. Se a quella di prima ho dato 7, qui, sì, ci sono command block, no, però non danno tanto noia. È ganza l'animazione. Si ispira o è quasi uguale a quella di Fall Guys, quindi Fall Mountains, io darei un bel 6. Cioè, non so se siete d'accordo anche voi, ragazzi, fatemelo sapere. Ovviamente mi raccomando un bel like, mi raccomando, ora, il momento. È gratis, anche l'iscrizione, non costa nulla, ragazzi, non costa nulla. Forza, facciamo questa iscrizione, mettiamo like, thanks. Prossima mappa. Oggi, ragazzi, velocissimi, cioè, non so se è perché le mappe sono un po' nì, però, attenzione. Oh, non mi ricordo come si chiama questa, cavolo. Però, questa l'assomiglia, questa l'ho riconosciuta subito. È uno dei primi livelli. Sotto Ganzo, laggiù, fatto così. Ok, non sono cascato, aspetta, vediamo un po'. Qui, perfetto. Ganzo, no, qui però non si muovono. Non si muovono. Qui non ci sono i command block, almeno in quell'altre... Vedete, cioè...
c'è sempre questa cosa che chi fa le cose bene, esteticamente, non mette i command block. E chi fa le cose con command block non fa la mappa bella esteticamente. Prima o poi, ragazzi, troveremo una mappa a cui daremo 10, eh? Però intanto continuiamo, tipo, qui io posso andare avanti tranquillamente così, cioè, nessuno mi blocca. Ma vado piano io? Cioè, devo andare piano? Ah, slowness c'ho. Ok, perché c'ho slowness? Perché ha messo slowness? Cioè, è finito così. Questi non si muovono. Questi non si muovono. Fine. Bello. Ok. Ha messo anche le barriere alla mappa. Ok, ci sta. Cioè, la mappa è bella perché è giusta, ma vi immaginate appunto con i command block... Che, tipo queste qui, le palle che si muovono fuori è giusta perché è esattamente così lo scenario. Questo è lo scenario, ragazzi. Dai, per quale motivo non va? Mi dispiace tanto però dargli un brutto voto, eh. No, dai, non possiamo dargli un brutto voto perché esteticamente è perfetta, ragazzi. È perfetta, io gli darei 7. 7 perché... perché questa mappa è da 7. Questa mappa è da 7. Perché l'estetica è perfetta. L'estetica è perfetta. Quindi mi dispiace che io ti avrei dato un bel 9 o anche 10 se fosse stato per la giocabilità con i command block e ovviamente con un bel circuito, una bella organizzazione per far giocare anche non solo me ma altre persone, perché questa, ragazzi, cioè o vi organizzate con i vostri amici a giocarci, ma non ci sono delle regole, non si muove niente, quindi è solo una questione di chi arriva primo senza nessun ostacolo. Quindi mi dispiace per questa cosa. Detto questo, funghetti, oggi non passiamo su Minetail perché è in manutenzione, quindi io vi do appuntamento alla prossima settimana con la in giro per Minecraft. Fatemi sapere anche cosa vorreste vedere voi, tipo, Mino, facci vedere delle mappe medievali, facci vedere delle mappe moderne, delle città pazzesche, dei paesaggi fantastici, fantasy, oppure tipo più tecnologia, quindi non so, astronavi. Fatemi sapere qua sotto, ragazzi, sono davvero curioso di cosa vi piace e cercherò di farvi trovare delle cose inerenti ai vostri gusti. Detto questo, da me è tutto. Vi ricordo di mettere like, di iscrivervi, è gratuito, lì nello studio. Ciao funghetti.